ci eravamo preparati a stampare moltissime copie di questo film, che ebbe, dicevo prima, la sua anteprima assoluta mondiale a Palermo nel marzo 1993. Ma successe qualcosa a Palermo quella sera. Io vorrei che fosse Margherita, che era lì. Racconti sempre così bene. No, ma... Poi dopo parlo io del cinema, allora... come ho fatto il cinema, e non solo la politica, e per quello sono qui. Allora tu racconti questa serata. Allora, concordammo con la WIP, l'Universo, la presentazione a Palermo in un grande cinema, un cinema da 1000 posti, per questa anteprima assoluta. Margherita, che aveva conosciuto nei mesi precedenti, prima di partire con le riprese, aveva conosciuto tante di queste signore che avevano perduto il loro compagno, il loro marito, ammazzati dalla mafia. Quasi tutti erano magistrati, e c'era qualche poliziotto anche, Cassarà ed altri. Il film provocò una enorme partecipazione, un po' come succede qui al Bifest, ma in altre circostanze. La sala era strapiena, ma era piena anche di tanti magistrati di Palermo che erano presenti con le loro scorte. Noi vedevamo tutta una fila di magistrati con tanti uomini in piedi accanto lungo le pareti del cinema a proteggere i loro magistrati, e gli uomini della scorta seduti dietro i magistrati. Cioè, sembrava un fortino assediato una parte del cinema. E poi c'era il pubblico normale, c'erano tutte queste signore che Margherita aveva incontrato nei mesi precedenti, che erano state poi da noi preventivamente invitate ad intervenire sul film, come stiamo facendo ora noi. Erano soltanto donne. E il film riscuote uno straordinario applauso, una standing ovation. I primi ad applaudire, anche molto emozionati, alcuni di loro sono i magistrati. Sono le mogli dei magistrati che accompagnano i loro uomini. Insisto sul concetto magistrato perché è esattamente un po', ma probabilmente c'erano anche delle magistrate, ma non ci siamo resi conto in quel momento. Mentre tutte queste signore sono salite, c'era anche Giovanna Terranova fra gli altri, e c'era anche la moglie di un carabiniere che era stato assassinato. È cominciato questo incontro. E a un certo punto dalla sala ha chiesto la parola una signora, Bellanova, la signora Bellanova, che ha detto: ringrazio Fontrotta di questo film, mi ci riconosco in pieno, mio marito era uno di quegli uomini della scorta, mi guardo in questa sala e vedo che in questa sala, e voglio rompere il lungo silenzio, ci sono gli assassini, i mandanti dell'assassinio di mio marito. Gelo assoluto, i magistrati che si occupavano di queste questioni si sono guardati fra di loro. C'è stato proprio un gelo, c'è stato un minuto, con 1000 persone, lunghissimo. Scrive una nuova sceneggiatura. È il prossimo film. Cioè, è partito un senso di terrore. Poi non so come è andato a finire dopo. Questa signora, tra l'altro, è stata ripresa, c'era una telecamera che riprendeva questa dichiarazione. Fu sconvolgente. Pochi giorni dopo quel cinema è stato bruciato. Che cosa è successo? Che tutti gli esercenti che avevano prenotato il film, tenete conto, allora La Gravina era popolarissima, Jacques Perrin, un attore molto bello, importante, Geraldine Davalli, e il film aveva nel 93, quando ancora il cinema tirava, aveva avuto un grosso successo presso gli esercenti. Di colpo hanno ritirato la prenotazione, le copie stampate sono state messe da parte, è uscito soltanto in 30 copie contro le 150, 200 che erano previste.